Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi con tre semplici e buoni ingredienti prepariamo dei buonissimi cornetti salati con ricotta e salame, ideali per un aperitivo, per un antipasto o perché no, su un buffet per delle feste. Iniziamo con il tritare il salame, quindi io taglio a striscioline. E poi a pezzetti. Io sto utilizzando il salame tipo Napoli, ma voi potete utilizzare quello del vostro territorio, quello che avete in casa, insomma, quello che preferite. In una ciotola stemperiamo la ricotta aggiungendo un po' di sale, del parmigiano e cominciamo a stemperare. Ridotto in crema la ricotta, aggiungiamo il salame e mettiamo da parte. Con un coltello affilato iniziamo da questa parte e scendiamo perpendicolarmente, così. Naturalmente dobbiamo girare il foglio, altrimenti faccio un macello. Quindi adesso andiamo di nuovo, partiamo da qua e andiamo verso la punta, così e così via. Fatto ciò, adesso non ci resta che farcire e arrotolare. Mettiamo una luce, così, tiriamo leggermente la sfoglia e iniziamo ad arrotolare in questo modo. Ed ecco qui il nostro cornetto. Carino, vero? E continuiamo con tutti gli altri. I cornetti sono stati tutti quanti realizzati e adesso li mettiamo su una placca da forno, in questo modo. Facciamo in modo che non si attacchino, così. Spennello la superficie con un tuorlo d'uovo e un po' di latte. Benissimo, a questo punto possiamo decidere di lasciarli così al naturale oppure, non lo so, spolverizzare la superficie con dei semi di lino, dei semi di papavero, insomma, come voi preferite. Io sinceramente ho pensato di mettere una spruzzatina di pepe perché mi piace e quindi faccio così. E a questo punto non ci resta che infornare. I cornetti sono usciti dal forno, li ho infornati a 210 gradi per 15 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di qualche grado la temperatura ed ora non ci resta che farli intiepidire e poi gustarli. Per la ricorrenza del Ferragosto ho deciso di preparare un buon primo piatto, siti al forno di Ferragosto. La prima cosa che faccio? Preparo il sugo, quindi con questi bellissimi pomodori, come vedete sono belli sodi e freschi, sono già stati lavati e puliti. Sbollenterò i pomodori per poi spellarli. Naturalmente, se voi non avete tempo o non volete usare pomodori freschi, potete tranquillamente usare della passata di pomodoro o dei pelati. Quindi adesso cominciamo la nostra ricetta. Ed ecco qui, l'acqua è già in ebollizione e calo
i pomodori che sbollenterò per 2 minuti, il tempo necessario che si ammorbidisce la pelle. Sono passati circa 3 minuti, come vedete i pomodori si sono aperti, vedete? E quindi va bene così, spegniamo la fiamma e portiamo i pomodori in un colapasta dove li facciamo poi raffreddare un po' leggermente. Ed ora andiamo a sbucciare, quindi a togliere la buccia ai nostri pomodori. Vedete com'è facile? Si spellano da soli. E li mettiamo in una ciotola e facciamo così con tutti gli altri. Adesso andiamo a frullare o a passare al passaverdure i nostri pomodori. Io uso un mini pimer, quindi insomma per fare più in fretta, ok? E otteniamo una polpa. In una casseruola mettiamo dell'olio, uno spicchio d'aglio tagliato a metà e lasciamo soffriggere leggermente, quindi dorare l'aglio e quindi far profumare l'olio. Come vedete, l'olio comincia a spigolare e quindi adesso uniamo il pomodoro. Abbasso un po' la fiamma, altrimenti schizza. Mi aiuto con un mestolo. Aggiungo del sale, qualche foglia di basilico spezzettata e lascio cuocere per il tempo necessario. Intanto che il sugo finisce la cottura, preparo gli altri ingredienti, quindi spezzo la pasta e taglio a cubetti la provola. Naturalmente bisogna avere un po' di pazienza, ecco qua, non c'è bisogno della pazienza perché si spezzano tranquillamente a mano. L'acqua bolle e caliamo la pasta. La pasta è pronta, è stata scolata e l'ho fatta cuocere qualche minuto in meno rispetto alla cottura normale, perché dopo dovrà essere messa in forno. Quindi adesso andiamo a condire con il sugo fresco. Ecco qua, iniziamo così per non farla attaccare. Quindi cominciamo a smuoverla. Fatto questo, la ricotta, inseriamo tutti gli ingredienti. Quindi cominciamo dalla ricotta, mettendo un po' di sugo all'interno, mescolandola e quindi rendendola in crema, per quello che è possibile. Mettiamo tutto dentro. Aggiungiamo la provola tagliata a dadini, mettiamo altro sugo, continuiamo a mescolare. Come vedete il sugo non risulta troppo rosso, appunto perché i pomodori sono freschi e quindi rilasciano il loro liquido e sono più leggeri. Questo è un pranzo che si fa per Ferragosto, proprio per non appesantire, ecco, il classico ragù, quindi preferiamo evitare la carne. Mettiamo un'abbondante manciata di parmigiano e, se vi piace, anche un pizzico di pepe. Io lo metto un po'. Ed ora mettiamo tutto in una pirofila. Ed ora dritto in forno. A dopo. I nostri maccheroni sono usciti dal forno, li ho infornati a 180 gradi per 30 minuti circa, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate qualche grado la temperatura. Oggi prepariamo un piatto della tradizione italiana, ma in particolare del sud Italia, la frittata di cipolle. La prima cosa da fare, dobbiamo mondare e lavare le cipolle e poi naturalmente affettarle a julienne. Ho messo dell'acqua in un contenitore oppure un bicchiere, come voi preferite. Prendiamo il coltello e bagniamo la lama nell'acqua, dopodiché andiamo a
a tagliare la nostra cipolla e in questo modo evitiamo le lacrime. Però naturalmente dobbiamo farlo più spesso, non è che basta una sola volta, quindi bagniamo e tagliamo così. Le cipolle sono state tutte affettate, come vedete non ho pianto, ed ora andiamo a cuocere, quindi a stufare e a rosolare leggermente le cipolle. Portiamo sul fuoco un tegame capiente, mettiamo un filo d'olio, sì, perché non ne serve tanto, facciamo leggermente riscaldare e poi aggiungiamo le cipolle. Riscaldato l'olio, uniamo le cipolle. A fuoco dolce facciamo un po' rosolare le cipolline. Dopo circa 10 minuti di cottura le cipolle hanno preso il colore e adesso non ci resta che salare, aggiungere un po' d'acqua, coprire e continuare la cottura per altri 5-6 minuti. Sono passati 5 minuti e le cipolle sono pronte. Adesso spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare. Intanto che le cipolle si raffreddano, prepariamo il battuto di uova. Iniziamo a rompere le uova in una ciotola. Aggiungo alle uova un pizzico di pepe, del sale e del parmigiano. Una volta preparate le uova, le cipolle si sono raffreddate e le versiamo all'interno. Ed ora andiamo a cuocere la nostra frittata. Ho messo una padella sul fuoco, un filino d'olio, sì, va bene così. Ungiamo bene la padella, l'olio si è riscaldato, versiamo il composto. Una volta versato il composto, copriamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere a fuoco moderato. Mi raccomando, non bruciate la frittata, state attenti. E adesso viene il momento di girare la frittata ed è la cosa un po' più, diciamo, un po' più difficile di tutta la preparazione. E niente, io consiglio di prendere un coperchio, magari piano, perché questo qui non è piano purtroppo, però va bene lo stesso, e di aiutarci a girare questa frittata. Ovviamente state attenti a non bruciarvi, io lo prenderò con una presina in modo che faccio presa bene, ok? Scopriamo la nostra frittata, come vedete è bella staccata. Si è pure rassodata, vedete? Allora, andiamo sul coperchio e con un colpo netto facciamo così. E poi la capovolgiamo nella padella, così. Amici carissimi, la nostra frittata di cipolle è pronta per essere gustata. La possiamo consumare come antipasto, come un secondo, oppure calda o fredda, come voi preferite. È sempre buona. Io vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.